Buongiorno, benvenuti a Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. L'artista che vi presento oggi è Jorrit Tornquist, nato a Graz, in Austria, nel 1938. Fra i suoi antenati vi sono sia artisti sia intellettuali. Inizialmente lui segue studi di biologia che lo portano ad indagare il mistero della vita e a studiare l'infinita varietà di forme in cui questa si manifesta. A questa passione, che non lo abbandonerà mai, aggiunge anche lo studio dell'architettura. A causa del suo carattere e della sua visione del mondo, il giovane Tornquist partecipa al fermento politico dell'epoca e abbraccia alcune idee dei movimenti artistici austriaci d'avanguardia. Ad un certo punto diventa opportuno per lui trasferirsi in Italia. Qui si inserisce in un ambiente artistico intellettualmente vivace, partecipa a mostre di prestigio e ottiene l'apprezzamento dei più importanti critici dell'epoca. Ciò che lo appassiona è il rapporto esistente fra le forme della vita e il loro adattamento all'ambiente, che dà origine, ad esempio, al mimetismo. Da qui la necessità di approfondire le problematiche legate al colore. Tornquist intraprende uno studio sistematico delle teorie che sono state elaborate nel corso del tempo, da quella di Newton, prettamente scientifica, a quella di Goethe, che inseriva riflessione a carattere spirituale, e così via. Brevemente, le sue conclusioni sono queste. Innanzitutto, il colore viene percepito dalla nostra coscienza solo in presenza della luce ed obbedisce ad alcune rigorose leggi fisiche. Poi, il colore è la pelle delle cose, il mezzo attraverso il quale queste stabiliscono una relazione con l'ambiente. Infine, ogni colore ha una personalità che influisce sulla nostra psiche e condiziona il nostro comportamento. Ad esempio, mentre il rosso esprime la forza della vita ed è perciò foriero di forti passioni, il blu ha carattere tranquillizzante. Per contro, il giallo dà una vivace carica energetica. E così via. La sua ricerca artistica può essere riassunta in due grandi periodi. Nel primo, Tornquist, partendo dal presupposto che la somma dello spettro dei colori dà come esito il bianco, cerca di ottenere la stessa sensazione di armonia accostando fra loro prima 3, poi 4, infine 6 colori. Il suo interesse è, quindi, ancor più che scientifico, quasi mentale, mistico, quasi volesse trovare negli stessi colori una sorta di verità incontestabile e incontrovertibile. Con questa impostazione affronta anche la scultura e l'architettura di interni. La seconda fase, cominciata all'inizio degli anni 70 e condotta fino ad oggi, lo vede piuttosto impegnato a studiare il rapporto tra la nostra emotività e l'ambiente circostante. Infatti, cambiando il contesto, cambia anche la nostra percezione di un dato colore. La verità, perciò, non è più data una volta per tutte, ma dipende dalla relazione che le cose intrattengono fra di loro e quindi dal nostro punto di vista. Il soggetto vero dei suoi quadri diventa perciò il tentativo di renderci coscienti di quanto la nostra percezione dei colori sia in realtà soggetta a errore. L'atto stesso del contemplare produce un incantesimo che procura il brivido del vivere e che suscita il fascino dell'attimo. Tutto ciò produce una dimenticanza di sé che provoca un totale abbandono al contenuto della visione. Come conseguenza di queste riflessioni, Tornquist arriva a concepire il suo ruolo di artista come strumento di intervento sociale. Nella sua visione coinvolge anche gli architetti, ossia coloro che lavorano nello spazio del paesaggio. Per lui ogni costruzione implica l'occupazione di uno spazio che intesse relazioni con l'ambiente. Dipende perciò dall'architetto e dai suoi collaboratori fare in modo che questo impatto produca stati di armonia e di benessere negli osservatori. Uno splendido esempio del contributo di Tornquist in questo campo è la scuola alberghiera situata ad Eigen im Enstall in Austria. Lui riflette sul fatto che i colori cambiano col variare delle stagioni. Ad esempio, alla scelta dei colori chiari per alcune pareti esterne corrisponde la piantumazione di piante caduche, ossia che perdono le foglie durante l'inverno, per permettere l'interazione dell'edificio con la neve.
Da un'altra parte, invece, sceglie colori che si coordinano con i sempreverdi. Celeberrimo è il progetto di colorazione del termovalorizzatore di Brescia, basato su passaggi di chiarezza di un solo colore di base, tendente ad armonizzare la mole massiccia della costruzione con l'ambiente padano, dominato da un'atmosfera quasi mai del tutto priva di foschia. Infine, è d'obbligo segnalare che le sue ricerche e la sua attività didattica hanno dato vita ad un libro fondamentale per chiunque voglia approcciare lo studio dei colori. Johann Rittorn, questa insomma, ha concepito il suo ruolo di operatore culturale come un mezzo per regalarci un mondo più armonico e confortevole e occupa perciò, con merito, un posto di rilievo nel panorama artistico contemporaneo. Anche per oggi ho terminato, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. Arrivederci!